Varese, squadra solida e quadrata, che arriva a questa partita dopo la sconfitta in casa nella partita con Bologna, decisa al supplementare da un Alessandro Gentile in grandissimo spolvero, autore di 32 punti. Ma parliamo di Varese, Varese che si presenterà senza Waller, probabilmente perso per il resto della stagione. La squadra, ovviamente, la società è già sul mercato per il sostituto, che non dovrebbe riuscire a debuttare contro di noi. Dicevo appunto, squadra solida, squadra quadrata, squadra a cui piace eseguire, quindi assolutamente una squadra che sta dentro un sistema ben definito e ha delle gerarchie anche molto ben definite. Il playmaker Wes in questo momento è il faro assieme ad Okoye al ritorno nella massima serie dopo l'esperienza in seconda di Lega 2 ad Udine, è cresciuto notevolmente, specialmente per quanto riguarda il tiro, è in questo momento il loro miglior marcatore con quasi 15 punti di media. Nel reparto lunghi hanno sia Tyler Kane che Norvel Pelle, giocatori d'area che non hanno un grande range di tiro, però che dentro l'area, pur con caratteristiche molto diverse, perché Kane giocatore più da ricezione interna per concludere nelle prossimità del canestro, non dimentichiamo che in questo momento con quasi 4 tiri e mezzo sta tirando il 91% a due punti, una percentuale pazzesca, mentre Norvel Pelle è un giocatore meno tecnico però dall'esplosività incredibile, l'ultima stagione il miglior stoppatore della Lega. E in questo momento loro due dentro l'area sono comunque un punto di riferimento importante per loro. Capitan Ferrero sta facendo una stagione veramente al di sopra delle aspettative probabilmente di tutti, anche nell'ultima partita, autore di 16 punti, giocatore dal grandissimo cuore e un giocatore perfetto per il sistema di coach Kaya. Dalla panchina, ma anche promossi adesso appunto per i sopracitati problemi di infortuni, escono due giovani di belle speranze, Alexa Avramovic, che anche l'anno scorso era con la squadra varesina, mancino di grande prospetto e appunto dall'infortunio dell'americano Waller ha ottenuto il quintetto. E sempre dalla panchina esce il giovane Tambone, classe 94, ha la sua prima esperienza in Serie A, playmaker d'ordine che comunque si sta ritagliando uno spazio importante. E sempre dalla panchina escono Natali e Hollis assente nell'ultima partita per un virus intestinale, vedremo se sarà della partita di Brindisi. Chiaramente ce lo siamo detti tante volte in questa stagione, è una partita importantissima per noi, una squadra che in questo momento ha 8 punti, quindi che assolutamente dobbiamo provare a riavvicinare. Arriviamo da queste due sconfitte nelle trasferte diverse nella qualità espressa, però purtroppo uguali nel risultato. È arrivato decisamente il momento di cambiare registro, speriamo che l'anno solare nuovo porti quella fiducia e porti quei risultati che ci servono per dare un'inversione di rotta a questa stagione. È evidente che oltre a quello che noi proponiamo sul campo e con l'arrivo di coach Vitucci, chiaramente ci sono state delle modifiche a quella che è l'aspetto tecnico-tattico della struttura dei nostri allenamenti e anche della nostra preparazione alle partite. Abbiamo bisogno come sempre dell'apporto del nostro pubblico, sappiamo che stiamo mettendo a dura prova la loro pazienza, però noi facciamo conto chiaramente sia sul fatto che stiamo lavorando duro per invertire la rotta, ma anche che la passione continui a tenerci vicini e a farci coccolare dai nostri tifosi, soprattutto nelle partite casalinghe. Quindi questo vuole essere un invito, vi aspettiamo tutti martedì sera alle ore 20:45 per la partita contro Varese. Con l'occasione anche colgo l'opportunità per fare gli auguri di buone festività a tutti i nostri tifosi, sperando appunto che l'anno nuovo porti tante cose belle a tutti, noi compresi.